Allora, vi spiego come fare lo sprone. Io ho avviato 120 catenelle, 120 catenelle, e ho lavorato su un multiplo di 4 catenelle. Quindi, fatte le mie 120 catenelle, ho fatto un giro tutto a maglia bassa, maglia bassa. Quindi ho lavorato le mie 120 maglie basse. Finite di lavorare le 100 maglie basse, 120 maglie basse, ho iniziato a fare i miei motivi. In tutto ho lavorato 30 motivi. Motivi intendo questi motivi. E quindi poi ho fatto 10 motivi davanti. 10 motivi davanti. 10 dietro. E 5 per ogni spalla. Quindi lavorati i miei 30 motivi, poi ho fatto un giro tutto a maglia bassa, che poi vi faccio vedere. Quindi lavorata la maglia bassa e poi un giro tutto a maglia alta, ho diviso le mie parti, cioè ho lavorato il davanti e il dietro, poi separatamente, fino ad arrivare all'altezza dello scalfo. Dopodiché ho unito le due parti, il davanti e il dietro, e ho aggiunto 8 catenelle, quindi per, diciamo, dare un po' di morbidezza, altrimenti stringeva troppo. Però per me, per il mio braccio, andavano bene 8 catenelle, quindi potete mettere 6 oppure anche 4 catenelle quando andiamo a chiudere. Io comunque adesso vi faccio vedere come si fa, come dobbiamo fare lo sprone, ok? Quindi adesso prendo l'uncinetto e il filo, vi faccio vedere come iniziare. Allora vi faccio vedere con un altro filato, è un pochino più grosso, così potete vedere i passaggi. E quindi io vi faccio un campione. Ho avviato 72 catenelle, quindi vi ricordo che lavoriamo su un multiplo di 4, ok? Quindi fate le mie catenelle, faccio una catenella in più, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia bassa. Quindi adesso vado a lavorare 72 maglie basse. Quindi voi fate conto che io ho avviato invece 120 catenelle e che sto lavorando 120 maglie basse. Ok. In questo caso io con questo campione con 72 catenelle, quindi imposterò i motivi, 6 motivi davanti, 6 dietro e 3 per ogni spalla. Quindi in tutto sono 18 motivi. Allora vado avanti fino alla fine, lavoro le mie maglie basse. Eccomi, finito il giro delle maglie basse. Adesso faccio una catenella, giro il lavoro e lavoro una maglia bassa. Nella maglia seguente una maglia bassa, maglia seguente maglia bassa. Quindi ho lavorato 3 maglie basse. Adesso lavoro 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Partendo dall'uncinetto inizio a contare 1, 2, 3, 4. Nella quinta catenella entro e lavoro una maglia bassissima. Così. 3 catenelle. 1, 2, 3. Rientro nella stessa maglia, quindi qui dove ho lavorato la maglia bassa, rientro,
la maglia bassissima, scusate, rientro e lavoro ancora una maglia bassissima. Così. 3 catenelle, 1, 2, 3. Rientro, maglia bassissima. Così. Adesso lavoro 16 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, scusate, lavoro 10 catenelle, scusatemi. Allora, lavorate le 10 catenelle contando dall'uncinetto, conto 1, 2, 3, 4. Nella quinta lavoro una maglia bassissima, così. Poi 1, 2, 3 catenelle, rientro nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia bassissima. 1, 2, 3, rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia bassissima. E poi ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 catenelle. Contando dall'uncinetto, conto 1, 2, 3, 4 nella quinta maglia bassissima. Poi 1, 2, 3 e rientro nella stessa maglia dove ho lavorato la maglia bassissima. Così. E ancora 1, 2, 3 catenelle, rientro, maglia bassissima. Così. Ora la lavorazione ovviamente è diversa perché il filato è più grosso. Io ho lavorato con un filato sottile, ho lavorato il cotone e ho lavorato anche con l'uncinetto del numero 3. Quindi ovviamente adesso il lavoro sembra diverso, però è, diciamo, è quello. Adesso facciamo un attimo 16 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quindi adesso rientro nel forellino dove abbiamo lavorato, diciamo, i petali. Ecco, quindi entro, tengo bene il filo e lavoro una maglia bassissima, così. Adesso lavoro 3 catenelle. 1, 2, 3. Rientro nel forellino e lavoro una maglia bassissima. 1, 2, 3. Rientro, maglia bassissima. Poi 1, 2, 3. Rientro ancora, maglia bassissima. Così. Adesso lavoro 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vado qui nel secondo fiorellino, quindi entro qui nel foro e lavoro una maglia bassissima. 3 catenelle. 1, 2, 3. Rientro, maglia bassissima. E ancora 1, 2, 3 catenelle, rientro, maglia bassissima. Faccio il terzo petalo, quindi 1, 2, 3 catenelle, rientro e lavoro una maglia bassissima. Così. E adesso 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Andiamo nel terzo fiorellino, quindi entro nel foro piccolino qui dove abbiamo lavorato le maglie bassissime e faccio una maglia bassissima. 3 catenelle, 1, 2, 3, rientro, maglia bassissima. 3 catenelle, 1, 2, 3, rientro, maglia bassissima. Faccio il terzo petalo, 1, 2, 3, rientro, maglia bassissima, così.
con il cotone diciamo che la lavorazione si presenta, è diversa, però questa è una dimostrazione, vi faccio vedere come ho fatto lo sprone, dato che me l'avete chiesto, mi avete chiesto anche di fare, diciamo, il tutorial, quindi sto spiegando come fare lo sprone. Adesso lavoro 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui abbiamo lavorato le 3 maglie basse, quindi adesso salto una maglia e vado nella maglia bassa seguente e lavoro una maglia bassa, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa, così. E questo è il primo. Adesso facciamo il secondo, vi faccio vedere di nuovo come fare. Allora, lavoro 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contando dall'uncinetto faccio 1, 2, 3, 4, nella quinta catenella lavoro una maglia bassissima, così. Poi 1, 2, 3 catenelle, rientro, ho stretto troppo, quindi rientro, lavoro una maglia bassissima. 3 catenelle, rientro ancora nel forellino e lavoro una maglia bassissima, quindi ho fatto i tre petali. Ora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vado nella quinta catenella e lavoro una maglia bassissima. 1, 2, 3 catenelle, rientro, maglia bassissima. 1, 2, 3 catenelle, rientro, maglia bassissima. E ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vado nella quinta catenella e lavoro una maglia bassissima. Poi 1, 2, 3, rientro, maglia bassissima. 1, 2, 3, rientro e lavoro una maglia bassissima. Quindi ho fatto 3 fiorellini. Adesso 16 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quindi rientro qui dove ho lavorato i petali nel forellino, entro e lavoro una maglia bassissima. Tiro un po' il filo, così. 3 catenelle, 1, 2, 3, rientro, maglia bassissima, ancora 3 catenelle, rientro, maglia bassissima, 1, 2, 3, rientro, maglia bassissima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle, vado nel fiorellino qui seguente, entro nel foro piccolino e lavoro una maglia bassissima, così. Poi 1, 2, 3 catenelle, rientro, maglia bassissima, 1, 2, 3, rientro, maglia bassissima, 1, 2, 3, rientro, maglia bassissima. Ok, faccio vedere, 1, 2. Adesso devo lavorare 7 catenelle,
e qui nel forellino lavoro i 3 petali, quindi faccio le 3 catenelle, maglia bassissima, 3 catenelle, maglia bassissima, 3 catenelle, maglia bassissima, e poi ancora 7 catenelle e qui chiudiamo insieme, quindi facciamo la chiusura, diciamo, delle 7 catenelle. Eccomi, allora ho lavorato il terzo fiorellino, adesso faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quindi vado, salto, qui ho lavorato la maglia bassa e le catenelle, quindi salto una maglia, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia bassa. 1, poi maglia seguente 2, scusate un attimo, ho preso male il filo, allora dicevo 1, 2, 3, quindi nella terza maglia bassa adesso si ricomincia con le 10 catenelle e si inizia a fare la metà del fiorellino, quindi facciamo i 3 petali, 10 catenelle, 3 petali, 10 catenelle, 3 petali, ok? Quindi fate i vostri motivi, io faccio i miei, ci ritroviamo dopo. Eccomi qua. Allora, finiti i nostri motivi, allora io qui come esempio ne ho fatte 18, però ripeto che per la mia maglia io ho fatto in tutto 30 motivi. Quindi ho fatto 10 motivi davanti, 10 dietro e 5 per ogni spalla, ok? Questo è solo un campione per farvi vedere come lavorare. Allora, ho lavorato i miei 18 motivi e ho iniziato con 3 maglie basse. Se ricordate, ho iniziato con le 3 maglie basse e finisco con le 3 maglie basse. Quindi a questo punto faccio una catenella in più, tiro il filo e taglio. Ok, chiedo scusa se ho il guanto, ma purtroppo mi sono bruciata un dito e quindi è brutto da far vedere, per nascondere ho messo il guanto. Allora, adesso che abbiamo fatto i nostri motivi, mettiamo sul dritto così e iniziamo a lavorare qui dove abbiamo lavorato le 16 catenelle. Allora, prendo il filo, allora si è ingarbugliato un pochino, ok, e vado qui nel primo anello. Quindi prendo il filo, faccio un nodino così e cerco di girare il lavoro sul dritto in questa maniera. Quindi entro, prendo il filo e faccio una catenella, rientro e lavoro un tutto 3 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, prendo, giro sul dritto e prendo il secondo anello, così, e lavoro 3 maglie basse, 1, 2, 3, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, vado nel terzo motivo, lo giro così sul dritto, vado nell'anello dove abbiamo lavorato le 16 catenelle e lavoro 3 maglie basse, 1, 2, 3, poi 1, 2, 3, 4 catenelle e vado nel prossimo motivo, così continuo così fino a lavorare l'ultimo anello, l'ultimo motivo,
faccio vedere. Così. Se 4 catenelle vi risultano strette, lavorate allora 5 catenelle, ok? Dipende anche dalla vostra mano. Io ho lavorato nella mia maglia 4 catenelle, quindi e sono andata avanti fino ad arrivare all'ultimo anello. Dopodiché lavorate le mie 3 maglie basse, scusate, lavorate le mie 3 maglie basse nell'ultimo anello. Faccio una catenella e taglio il filo. Allora, scusate un attimo. No, allora, lavorate le 3 maglie basse, non staccate il filo, che poi dobbiamo continuare a lavorare. Scusate, mi sono un attimo sbagliata. Eccomi, allora, ho lavorato tutti i miei anelli. Quindi ho fatto le 3 maglie basse, 4 catenelle di separazione. Sono arrivata alla fine. Ho lavorato 3 maglie basse nell'ultimo anello. Adesso faccio 3 catenelle, 1, 2, 3 e giro il lavoro. E lavoro una maglia alta in ogni maglia bassa. Così. Quindi qui abbiamo 4 catenelle, lavoro una maglia alta in ogni catenella. Allora, scusate, l'ho presa male. Oppure potete lavorare sotto le catenelle. Ne facciamo 1, 2, 3 e 4. Maglie alte sulle 3 maglie basse. 1, 2, 3. Così. E adesso 4 maglie alte nelle 4 catenelle. Quindi faccio la prima, 1, 2, 3, 4 e ripeto 3 maglie alte sulle 3 maglie basse. 1, 2, 3. Vado avanti così fino alla fine, ok? Quindi 3 maglie alte nelle 3 maglie basse, 4 maglie alte nelle 4 catenelle. Eccomi qua. Allora, fatto tutto il giro a maglia alta, adesso ci servono dei marcapunti perché dobbiamo suddividere i motivi. Allora, facciamo questo è il dietro, quindi diciamo che lo sprone va chiuso in questa maniera. Allora, un attimo. Così. Quindi poi qui mettiamo un bottoncino, ok? Allora, dato che io ho fatto 18 motivi, farò in questa maniera. Quindi abbiamo due metà del dietro, ok? Perché viene chiuso. Allora farò 3 motivi da una parte, 3 motivi dall'altra. Quindi 1, 2, 3. Così. 1, 2, 3. E metto qui un marcapunti dove abbiamo le 4 maglie alte. Poi 1, 2, 3 per le maniche. Poi 6 motivi per il davanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e metto il marcapunti sempre qui dove abbiamo le 4 maglie alte. Poi ancora 3 motivi per la manica. 1, 2, 3,
metto qui dove abbiamo la quarta maglia alta e 3 motivi per l'altra metà del dietro. Ok, vi ricordo ancora una volta che io per la mia maglia ho fatto 30 motivi iniziando da 120 catenelle, quindi ho fatto 10 motivi per il davanti, 10 motivi dietro, quindi poi ho fatto 5 e 5 perché il dietro è aperto, e 5 motivi per ogni spalla. Ok, adesso dobbiamo lavorare separatamente il davanti e il dietro. Allora, io per la mia maglia, per arrivare al sottobraccio, ho lavorato per 10 giri, però io sto parlando per la mia taglia, quindi man mano che io lavoravo ho provato il mio lavoro per vedere fino a quando arrivavo al mio sottobraccio. Quindi adesso faccio qui dove ho finito il giro, 2, si è scucito un punto, allora l'ultima maglia alta, e poi faccio 1, 2, 3 catenelle e giro il lavoro, e lavoro una maglia alta in ogni maglia alta fino al mio marcapunti qui, e lavoro così per 10 volte. Ora, dato che questo è un campione, ovviamente io non farò 10 giri, farò meno giri, per farvi vedere come ho lavorato la mia maglia. Ok, arrivo al mio marcapunti. Eccomi, arrivato al mio marcapunti, adesso faccio ancora 3 catenelle, 1, 2, 3, giro il mio lavoro e ricomincio a lavorare le maglie alte. Quindi poi farò la stessa cosa dall'altra parte, l'altra metà del dietro, e lavoro i miei 10 giri. Dopodiché stacco il filo, dopo che ho finito 10 giri da un lato e 10 giri da questa parte, lavoro la parte del davanti, quindi lavoro i miei 6 motivi per 10 giri. Ok, quindi diciamo, non c'è bisogno che ve lo faccio vedere perché è molto facile. Ripeto, dobbiamo lavorare il davanti e il dietro separatamente, tutta maglia alta, per 10 volte. 10 volte per quanto riguarda la mia taglia. Quindi man mano che andate avanti lo dovete provare e dovete controllare, diciamo, dovete provare per vedere se arrivate al sottobraccio con 10 giri. In caso, continuate e fate ancora qualche giro, ok? Dipende anche dalla taglia. Per quanto riguarda lo scollo, lo sprone è una misura per tutte le taglie, perché diciamo che questo è la scollatura, il collo. Se poi non lo volete così stretto, allora aumentate un motivo sul davanti, sul dietro e per ogni spalla uno o due motivi, ecco, ok, non di più. Quindi potete fare 2 motivi davanti, 2 motivi dietro e uno per ogni spalla. Allora, io ho lavorato 5 giri, facciamo conto che ho lavorato 10 giri. Quindi adesso faccio una catenella e chiudo il mio lavoro. Quindi allungo un pochino, un po' di filo, così. Adesso lavoro la parte del davanti. Quindi riprendo da qui, prendo il filo, quindi abbiamo detto 1, 2, 3, 4, 5... Allora, scusate un attimo, 1, 2, 3, questo è la manica, quindi devo partire da qui, così, 1, 2, 3 catenelle. Quindi io vado qui dove abbiamo lavorato le 3 maglie alte nelle maglie basse e lavoro i miei 6 motivi che fanno parte del davanti.
lavoro per 5 giri, come ho lavorato ho la metà del dietro. Allora, ho lavorato i miei 6 motivi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi mi fermo qui sull'ultima maglia alta delle 3 maglie alte che abbiamo qui nell'anello. Quindi adesso faccio 3 catenelle, giro il lavoro e continuo a lavorare. Ovviamente io, dato che questo è un campione, farò 5 giri come ho fatto per il dietro. Quindi ci ritroviamo quando abbiamo lavorato il davanti e il dietro, quindi dobbiamo fare gli stessi giri, ok? Quindi ci ritroviamo quando abbiamo completato i nostri giri. Eccomi, allora io ho lavorato i miei 5 giri sul dietro, le due metà del dietro e il davanti, ok? Quindi adesso, fatti i 5 giri, ricomincio a lavorare. E faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, e lavoro una maglia alta in ogni maglia alta. Adesso dobbiamo unire il davanti e il dietro. Quindi lavoro le mie maglie alte. Vado veloce perché le maglie alte le sappiamo fare tutte. Quindi non dite poi che vado troppo veloce perché non è un punto particolare, è solo la maglia alta. È per farvi vedere come dobbiamo chiudere gli scalfi. Allora, sono quasi alla fine. Allora, io per quanto riguarda la chiusura degli scalfi, nella mia maglia ho aggiunto 8 catenelle. Quindi, ripeto sempre per la mia taglia. Quindi se 8 catenelle sono troppe, fate 6 catenelle oppure 4, va bene? Allora, dato che questo è un campione, io faccio solo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prendo il davanti e continuo a lavorare qui sulla maglia alta. Quindi vado a lavorare una maglia alta sulla maglia alta. E ho chiuso qui per quanto riguarda l'apertura della manica per il braccio e vado avanti a lavorare tutta la parte davanti a maglia alta in questa maniera. Quindi arrivo qui, sono arrivata alla fine del davanti, qui, quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle e prendo qui la metà del dietro e lavoro una maglia alta. Dobbiamo chiudere ancora perché poi dobbiamo lavorare in tondo, quindi adesso chiudiamo la parte del dietro. Quindi lavoro le mie maglie alte così, in questa maniera. Arrivo qui all'ultima maglia alta. Eccomi, devo lavorare la mia ultima maglia alta. Adesso però devo chiudere il dietro. Quindi prendo l'altra metà del dietro e chiudo qui con una maglia bassissima. Quindi qui ho iniziato con le 3 catenelle, chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima e adesso faccio 3 catenelle e vado avanti. Quindi adesso lavoro sempre a giro. Allora vi faccio vedere. Questa è la parte della manica e questa è la parte del busto.
Quindi adesso lavoro sempre a giro fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Quindi se volete fare una maglia, una maglietta, se volete fare un vestito, perché viene bene anche se andate avanti per fare un vestito. Quindi adesso cosa faccio? Lavoro le mie maglie alte. E arrivo qui dove abbiamo fatto le catenelle, abbiamo aggiunto le catenelle. Quindi lavoro una maglia alta in ogni catenella. Abbiamo fatto 6 catenelle, quindi lavoro 6 maglie alte. Quindi andiamo nella prima catenella e lavoro una maglia alta. 1 2 3 4 5 6. Poi vado nella maglia alta e lavoro una maglia alta nella maglia alta e lavoro sempre a giro, quindi dall'altra parte, e poi facciamo la stessa cosa. Lavoriamo le maglie alte nelle 6 catenelle, le 6 maglie alte e lavoriamo sempre a giro. Quindi adesso io faccio qualche giro e poi iniziamo a fare la manica. Eccomi qua. Allora, io ho fatto solo un giro per farvi vedere come viene la lavorazione anche sotto le braccia. Ecco, qui sono le 6 catenelle che ho aggiunto e ho lavorato le 6 maglie alte. E questo è lo scalfo. Allora, a chi piace può lasciare così senza maniche, fare un bordino con dei pippiolini intorno qui al giro manica ed è veramente carino. Oppure per chi come me vuole fare le maniche, ora vi faccio vedere come iniziare a fare la manica. Allora, prendo un altro gomitolo e inizio da qui. Io ho iniziato da qui, però dato che il mio lo scalfo, poi vabbè, io ho nella mia maglia ho fatto 8 catenelle, però poi alla fine quando dovevo fare la manica risultava un pochino largo, quindi cosa ho fatto? Ho diminuito solo una maglia, ho fatto una diminuzione. Quindi se per voi va bene, lavorate sulle catenelle, sulle maglie alte che avete fatto. Allora io inizio dal centro, prendo il filo. Attacco il filo sempre con un nodo. Rientro e faccio 3 catenelle. 1, 2, 3. Quindi lavoro una maglia alta in ogni maglia alta. Qui abbiamo le maglie alte, però le maglie alte le abbiamo lavorate in questa maniera, quindi adesso si presentano così. Io vado all'interno del qui. Questa è una maglia alta, quindi io vado all'interno e lavoro una maglia alta. Salto qui questo nodino, lo salto e vado qui nella maglia alta e lavoro una maglia alta. Salto il nodino, questo qui, e quindi entro nella maglia alta. Vedete, questo qui messa così in orizzontale, la maglia alta. Quindi entro all'interno della maglia alta. Allora, per il mio giro manica io ho ottenuto 44 maglie, quindi facendo le maglie alte dobbiamo calcolare anche il multiplo di 4. Quindi per il giro della mia manica io ho fatto 44 maglie, che poi risultano 11 motivi. Allora, scusate, qui ho sbagliato. Ok, sono andata nel nodino, salto, diciamo qui il nodino dove abbiamo lavorato la maglia alta, e vado qui sotto la maglia alta e lavoro. Salto il nodino, vado dentro la maglia alta e lavoro una maglia alta, così. Va bene? Quindi vado avanti così, ci ritroviamo alla fine del giro. Qui allora, vi faccio vedere qui. Qui abbiamo le maglie alte, si presentano le maglie alte. Quindi lavoro
una maglia alta, salto una maglia, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta, salto una maglia, questo non mi serve più, quindi lo posso togliere. Ok, quindi salto una maglia, maglia seguente, maglia alta. Ripeto, questo è per il mio braccio. Se a voi risulta stretto, allora lavorate tutte le maglie alte. Ok, io sto saltando una maglia perché per, diciamo il mio giro, come dire, per il mio braccio la manica risultava larga. A me le maniche troppo larghe non piacciono. E quindi ho saltato una maglia. Se per voi è troppo stretta, allora lavorate tutte le maglie alte, non saltate neanche una. Così. Va bene? Quindi faccio il giro e ci ritroviamo alla fine. Eccomi qua. Allora, sono alla fine del giro. Io in tutto ho 32 maglie alte, saltando una maglia. Quindi se avete una maglia in più o una maglia in meno, qui aumentate qualche maglia per arrivare al multiplo di 4. Quindi adesso vado a chiudere nella terza catenella. Adesso ripeto il giro, quindi faccio ancora due giri di maglie alte, faccio 3 catenelle, vado nella maglia seguente e lavoro la maglia alta, lavoro una maglia alta in ogni maglia alta, così. In totale dobbiamo fare 3 giri. Ok, quindi facciamo questo giro e poi ne facciamo ancora un altro, scusate, ne facciamo ancora un altro e ci ritroviamo alla fine del terzo giro. Eccomi, allora ho fatto i 3 giri di maglie alte. Adesso dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto qui per lo sprone, però invece di fare 3 fiorellini ne facciamo uno. Ok, quindi adesso cosa faccio? Inizio con 10 catenelle, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Vado nella quarta catenella e lavoro una maglia bassissima. 3 catenelle. Rientro dove ho lavorato la maglia bassissima e chiudo con un'altra maglia bassissima. Quindi sono 2, 3 catenelle, rientro e questo è il terzo petalo. Adesso faccio 15 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rientro qui nel forellino dove abbiamo lavorato i 3 petali. Quindi entro e chiudo con una maglia bassissima. 3 catenelle, rientro, maglia bassissima. 1, 2, 3 catenelle, rientro, lavoro una maglia bassissima e poi ancora 1, 2, 3. Rientro, maglia bassissima e poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle. Salto una maglia di base, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia bassa. Maglia seguente, maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa. Quindi abbiamo saltato una maglia di base e poi abbiamo lavorato 3 maglie basse e da qui si ricomincia a fare il fiorellino. Quindi facciamo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vado nella quarta catenella e lavoro una maglia bassissima. 3 catenelle, 1, 2, 3. Rientro, maglia bassissima, 3 catenelle, rientro, maglia bassissima. 15 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rientro qui nel forellino dove abbiamo lavorato le maglie bassissime e ripeto i 3 petali. Quindi faccio ora 1, 2, 3 catenelle. Rientro, maglia bassissima. 3 catenelle. Rientro, maglia bassissima, 3 catenelle, rientro, maglia bassissima, così 7 catenelle, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Salto una maglia di base, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia bassa. Maglia seguente, maglia bassa. Maglia seguente, maglia bassa. Ripeto questo fino alla fine del giro. Eccomi, allora, arrivata alla fine del giro, ho saltato la mia maglia, una maglia alta, ho lavorato due maglie basse e ho chiuso qui nella prima catenella dove abbiamo iniziato il primo motivo del fiorellino. Quindi, e poi ho tagliato il filo, ok? Quindi dovete chiudere qui nella prima catenella. Adesso lavoriamo qui, quindi riprendo il filo. Ed entro nell'anello qui, quindi lascio il filo un pochino più lungo. Allora entro e faccio un nodino così, rientro con l'uncinetto e faccio 3 catenelle, rientro e lavoro, quindi 3 catenelle sono la prima maglia alta e adesso lavoro 3 maglie alte, quindi in tutto lavoriamo 4 maglie alte, 3 e 4. Vado nel prossimo anello e lavoro 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4. Vado nel prossimo anello qui e lavoro 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4. Prossimo anello, 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4, ok? E vado avanti così fino a lavorare l'ultimo anello. Eccomi, arrivata alla fine del giro, vado a chiudere qui nella terza catenella con una maglia bassissima. Quindi chiudo il giro. Ok, allora adesso iniziamo con 3 catenelle, facciamo ancora 2 giri a maglia alta, quindi lavoriamo una maglia alta in ogni maglia alta. Ok, io faccio solo questo giro e poi vi faccio vedere come ricominciare a lavorare questi, i fiorellini, e poi andate avanti da solo, è molto semplice. Quindi adesso poi dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto qui, però vi faccio rivedere l'inizio. Allora, io per la mia manica ho fatto una manica a 3/4 e ho fatto 5 motivi, ho ripetuto 5 volte i fiorellini e poi ho finito con il bordino delle maglie alte. Ok, allora lavorate 3 giri a maglia alta, io finisco questo giro e poi vi faccio vedere come ricominciare i fiorellini. Rieccomi. Allora, io ho finito il giro, ho fatto solo 2 giri, chiudo nella terza catenella, quindi facciamo conto che io ho fatto 3 giri di maglie alte. Vi faccio rivedere come iniziare di nuovo i motivi con i fiorellini. Allora, faccio una catenella qui dove ho chiuso con una maglia bassissima, rientro, lavoro una maglia bassa. Adesso lavoro 10 catenelle, quindi ho fatto la prima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quindi vado nella quarta catenella e faccio una maglia bassissima. 3 catenelle, rientro, maglia bassissima. Quindi faccio 3 petali così, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rientro nel forellino dove ho lavorato le maglie bassissime e chiudo. Poi 1, 2, 3 catenelle, rientro e lavoro una maglia bassissima, 3 catenelle,
rientro, una maglia bassissima, 3 catenelle e ancora una maglia bassissima, quindi ho fatto 3 petali. Adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allora, salto una maglia e vado nella maglia seguente e lavoro una maglia bassa. Maglia seguente, maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa. E ripeto, 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vado nella quarta catenella, maglia bassissima, 3 catenelle. Allora, maglia bassissima. Allora, se riesco. Poi ancora 1, 2, 3 catenelle, una maglia bassissima. E adesso 15 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entro qui nel forellino e lavoro una maglia bassissima. Così, 3 catenelle, rientro, maglia bassissima, 1, 2, 3, rientro, chiudo, 3 catenelle, rientro e chiudo. E poi ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salto una maglia, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia bassa. Maglia seguente, maglia bassa. Maglia seguente, maglia bassa, e da qui nell'ultima maglia bassa ricominciamo a lavorare le 10 catenelle. Ok, questa è la spiegazione della manica. Quindi dopo che abbiamo finito di fare i fiorellini, poi dobbiamo ricominciare a fare 3 maglie alte, scusate, 4 maglie alte in ogni anello, perché dobbiamo lavorare un multiplo di 4, ok? Quindi 4 maglie alte in ogni anello. Dobbiamo ripetere poi quello che abbiamo fatto qui. Credo, diciamo che, spero che ho spiegato bene come fare questa maglia, questo vestito, maglia, come lo volete fare. Diciamo che apparentemente sembra un po' difficile, invece non lo è. Insomma, se avete qualche problema, qualche dubbio, contattatemi su Messenger, quindi cercherò di aiutarvi, di risolvere il problema insieme a voi, ok? Ripeto, questa è la spiegazione della manica. Abbiamo fatto lo sprone, quindi adesso non vi resta che lavorare sempre a giro a maglia alta fino alla lunghezza desiderata, ok? Questo è tutto, e quindi con questo vi ringrazio. Vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo al prossimo tutorial. Un bacione a tutti e ciao!